Questa sera abbiamo incontrato le società sportive qui in palestra in via Largo Wojtyla per spiegare loro dove abbiamo posizionato il defibrillatore. Col defibrillatore dentro la palestra comunale diciamo che stiamo completando e non ancora finiamo la dotazione di tutte le strutture dove c'è attività sportiva e sociale. Però è importante perché così si può salvare una vita umana. Invitato la Croce Rossa per fare una prova simulata di come si utilizza questo defibrillatore. A breve io e gli altri volontari della Croce Rossa Italiana mostreremo ai rappresentanti delle associazioni sportive quello che è il protocollo del BLSD, cioè una sequenza di valutazione ed azioni che sono fondamentali ai fini di una rianimazione cardiopolmonare con ausilio del defibrillatore. Si fanno dei corsi per avere l'abilitazione all'uso del DAE e dopodiché la macchina fa tutto la macchina, quindi è di semplice uso proprio. Ci sono i protocolli che ci aiutano tantissimo nelle azioni che dobbiamo fare ed inoltre il defibrillatore è un defibrillatore semiautomatico che di per sé ci guida attraverso dei comandi vocali o degli indicatori visivi, luminosi in quelle che saranno le nostre azioni. Bisogna essere molto veloci e quindi si lavora sul filo dei secondi in un arresto cardiaco e se è defibrillabile e quindi abbiamo a disposizione il defibrillatore abbiamo la possibilità di salvare questa vita. Per utilizzare il defibrillatore è indispensabile essere degli operatori BLSD, quindi eseguire un corso ed eseguire successivamente un esame al termine del quale i soggetti, i personaggi partecipanti verranno classificati come veri e propri operatori, quindi capaci, certificati, qualificati per poter intervenire. Ringrazio la Federazione, la FIPAV di Chieti che ci ha permesso in collaborazione con la Croce Rossa di poter essere così consapevoli dell'utilizzo di questo defibrillatore che poi è così importante ed è fondamentale nel primo soccorso. Mettere un defibrillatore all'interno della palestra comunale permette a noi genitori di stare molto più sereni nel momento in cui i nostri figli vanno a praticare uno sport. Dato che oggi si sta diffondendo tantissimo questa cultura e la sensibilizzazione nei confronti della prevenzione e soprattutto di un intervento tempestivo in caso di aritmie che con una defibrillazione possono essere convertite in un ritmo normale. Per me questa è una cosa molto importante perché io prima di essere assessore del Comune di San Giovanni di Latina sono un padre di due figlie e sono molto felice che oggi venire in palestra a San Giovanni di Latina c'è questa ulteriore garanzia per i nostri figli. La scena è sicura, può inginocchiarsi vicino al paziente. Lo scuote sulle spalle, valutando la coscienza e pronunciando: signore, signore, mi sente? Signore, non lo sente? A questo punto chiamerà il collega e il collega chiamerà il 118. Il paziente verrà scoperto, scopriremo il torace del paziente, slacceremo tutto ciò che stringe, lo allineiamo. Torniamo al capo, iperestendiamo il capo, controlliamo che le vie aeree siano libere da qualsiasi cosa che possa ostruirle, in questo caso sono libere, quindi posizioniamo la cannula di Gödel. La cannula di Gödel è un presidio che viene utilizzato per impedire che la lingua retroceda e che ostruisca le vie aeree. Okay. A questo punto procediamo col GASP, che è una manovra che ha lo scopo di valutare per 10 secondi qualora fossero presenti dei segni vitali. Quindi Francesco guarda se il torace si alza, se ci sono dei rumori respiratori o se viene messa addirittura dell'aria. In questo caso il gas è negativo, parte la chiamata al 118 da parte del collega e Francesco inizia con il massaggio cardiaco fino a quando il defibrillatore non sarà pronto. Ivano sta posizionando le piastre sul torace che deve essere asciutto. Una piastra viene posizionata sotto la clavicola destra e l'altra viene posizionata sotto l'ascella sinistra 5-6 cm in giù. Il massaggio cardiaco continua fino a quando il defibrillatore
non è pronto. Il defibrillatore viene acceso, inizia l'analisi, cioè il defibrillatore sta studiando quello che il cuore sta facendo, il ritmo del cuore. In questo momento il defibrillatore, il paziente non deve essere assolutamente toccato. Se il defibrillatore consiglia lo shock, ci si prepara per erogare lo shock. Scarica erogata, si riprende subito con il massaggio cardiaco. Questa volta l'RCP, il massaggio è composto da 30 compressioni toraciche, 2 insufflazioni per 2 minuti. Le compressioni toraciche vengono eseguite al centro del torace e le insufflazioni devono essere eseguite iperestendendo il capo affinché l'aria vada nei polmoni e non nello stomaco. Iniziando una nuova analisi, i soccorritori approfittano per scambiarsi i ruoli affinché chi ha finora massaggiato possa riposarsi. Quindi chi ha massaggiato va alla testa, mentre chi dovrà massaggiare si posiziona lateralmente. Garantendo sicurezza della scena, nuovamente ci si prepara per una nuova scarica, qualora il defibrillatore lo consigli. A shock consigliato si scarica e si riprende nuovamente con l'RCP. Si continua con questa sequenza fino a quando non arriva il personale qualificato, quindi la medicalizzata, fino a quando non si ha la ripresa dei segni vitali del paziente o fino a quando non si ha lo sfinimento dei soccorritori. Noi ci fermiamo qui. Acquisteremo anche degli altri e successivamente faremo anche una pianta dove qualsiasi cittadino può sapere dov'è la disponibilità diretta di un defibrillatore su San Giovanni Teatino. Se volessimo dirlo con un hashtag, la salute dei nostri figli prima di tutti, quindi sono contento sia per noi genitori che per i bimbi che anche per i nonni.